il prete, il demonio e tre giovani girls. Il prete, il demonio, tre giovani girls. E accade a Caserta. E leggo la notizia sul Fatto Quotidiano, e così come l'ho letta io, come link ve la metto nel riassunto di questo video. E un prete è stato arrestato, e c'era stata pure una denuncia, una trasmissione da parte del programma televisivo Le Iene. Io so proprio terribili queste Iene, so terribili le Iene. E un fattaccio, perché un prete di 42 anni e ha detto a tre ragazzi che erano possedute dal demonio e lui le avrebbe liberate dal demonio con i suoi esorcismi, e le toccava, capito? Le toccava. Faceva fare a queste tre giovani girls, 14 anni, pensate voi, Marcel Proust avrebbe detto, all'ombra delle fanciulle in fiore, e prete, ma perché non sei andato a cacciare via il demonio da tre povere vecchiette che stanno in casa di riposo? Perché il demonio lo volevi cacciare via da tre girls, tre belle fanciulle in fiore di 14 anni, e mo stai in galera, vedi, il prete, il demonio, le tre giovani girls, cari amici, e io non so più che dire, cari amici, non so più che dire. Se mi metto nei panni di Papa Francesco mi viene tanto da piangere. Chissà cosa dirà Papa Francesco quando aprirà i giornali questa mattina e leggerà sul Fatto Quotidiano questa notizia, ma la leggerà di certo anche su altri giornali. Ma forse qualcuno a Papa Francesco avrà già parlato della trasmissione delle Iene. Ah, povero Papa Francesco, quante ne deve sopportare, povero Papa Francesco. Ah, che bello. Cacciar via il diavolo da tre giovani girls, chissà perché il diavolo deve andare dentro tre giovani girls, e si vede che il diavolo è un buon intenditore, non ci va dentro a tre vecchiacce, e il diavolo va dentro a tre giovani girls, e poi ci pensa qualche prete a cacciarlo via il diavolo. Capito? A cacciarlo via il diavolo. Vabbè, cari amici, poi la notizia nella sua interezza, andatela a leggere nel link che io vi metto nel riassunto di questo video, capito? Penso a Papa Francesco, Dio quanto deve soffrire Papa Francesco. Va bene, cari amici, io sono qua al bar dei cinesi, sono sempre qua tutte le mattine alle 6. E le notizie da commentare non manchino, eh? A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.